gioventù d'origine straniera o d'origine italiana è, secondo me, l'argomento più importante della politica. Come gli assicuriamo un futuro? Corso creativo per i nuovi italiani, perché siamo partiti dall'idea che senza contaminazioni culturali non esiste una nuova italianità. La demografia è evidente, le città cambiano, per cui per noi parlare di contaminazione è l'avviare una nuova prospettiva. Senza una contaminazione culturale non è possibile parlare di nuova italianità. Avevo l'italiano davanti che mi piaceva, proprio lo desideravo imparare, parlarlo tranquillamente, senza pensarci, tradurre nella mente le cose che devi dire. No, avevo proprio voglia di un giorno di poter arrivare a un punto di dire, esprimere, di potermi esprimere, ecco. In un'altra lingua è bellissimo comunque questa cosa, non solo in italiano. Mi piace comunque il lavoro che faccio, non per quello che faccio, ho tanta comunicazione con gente, ci vede tanta gente, conosco tante persone, conosco tante culture, conosco tante mentalità, conosco tante parole. Ogni giorno gli amici comunque si aumentano e questo è bello, no? È tramite loro che cresci. Progetti per il futuro, andare avanti, vivere, stare bene, aiutare anche gli altri stranieri che adesso so come si sentono quando vengono. Alla ultima prova sono arrivati due ciechi, una coppia, siamo qui per un anno, siamo un po' persi, non conosciamo nessuno, non sappiamo nessuno, io so esattamente come si sentono perché anch'io ero un po' così, senza riferimenti, senza tutto. E mi fa molto piacere questa cosa, di averla vissuta, di avere empatia, sapere cosa sentono e di adesso anche poter aiutarli, di sentirsi meglio, di stare bene dentro coro con noi. Facendo stage nel mio paese e portarli all'isola, questi allievi vedono mio l'isola e il contributo che loro pagano, in cambio io gli do la mia cultura. Vado anche in villaggio e lasciarli i vestiti, grazie ai miei allievi che mi hanno dato tanti vestiti da portare giù. Alcuni mi hanno dato soldi per pagare medicina, per pagare sacco di riso, hanno regalato tante cose, giocattoli per i bambini, almeno quello è qualcosa molto grande. L'Italia è proprio un posto giusto, sì, le persone che hanno qualcosa in mano e che riescono a pensare agli altri. Ci saremo sempre di più, così come speriamo che anche gli italiani saranno sempre di più. E allora ci conviene dire, guardiamo avanti su quello che dobbiamo vivere insieme, facendo insieme delle cose per noi, e dentro a questo noi tutti.